Bentornati a tutti. Oggi è venerdì, 13 gennaio, 2023. Di seguito la previsione dell'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Bilancia. Dies horribilis, direbbe Cicerone. Dies horribilis, direbbe Cicerone, che il latino lo parlava fluentemente, seguendo un pensiero rigoroso e tradizionalista, che magari ricalca un po' il vostro, deluso dall'andamento attuale, tutto caos, tecnologia, consumismo. Sfera emotiva sotto i tacchi, schiacciata dal peso della quotidianità, rate e bollette in prima linea, ma anche sulla gestione di parenti anziani non si scherza, sotto tiro di Plutone in quadratura e con la Luna in dodicesima casa l'umore assume il colore scuro della pece e le sfumature benefiche del piombo. Dire che siete giù di squadra è ancora poco, meglio precisare che vi sentite affossati. Qualcosa nasce, inizia, ma darà dispiacere. Quello che sta per nascere viene ostacolato, avversato, impedito. Sofferenze e dispiaceri, l'amore non è limpido, non è sereno. I single incontrano difficoltà di tutti i tipi e resteranno delusi dall'ambiente in cui vivono. Amore sofferto e in sofferenza. Troverai la forza di difenderti da una situazione che potrebbe arrecarti qualche disagio. Non siete abituati a trattenervi nel dire quello che pensate davvero, oggi ci saranno alcune occasioni in cui imparerete a vostre spese a farlo. Oggi un amico potrebbe rinfacciarvi qualcosa che vi ferirà abbastanza, ma in fondo ve la siete voluti. Se vi accorgete che state per innervosirvi e ribattere, frenate la vostra intemperanza e pesate bene ogni parola. Oggi potrai abbandonarti all'amore ed avrai un'ottima intesa con la persona amata che ti dimostrerà sincerità di sentimenti. Nel settore delle amicizie, farai nuove conoscenze. Un consiglio, cerca di avere più fiducia in te stesso. La gelosia potrà farti commettere un brutto errore. Fai attenzione. Non essere pessimista e neanche troppo serio. Evita le persone tristi. Mercurio sembra ostacolarvi oggi in tutti i modi, ma è solo apparenza, in serata avrete dei buoni momenti. Evitate di accettare nuove richieste di amicizia sui social network. Nuovi spunti e nuove speranze si aprono a partire da oggi, soprattutto per i nati di lunedì e venerdì, vi sentirete in piena sintonia con la natura e potreste anche cambiare stile di vita. Barare con la persona che vi vuole bene e vi ama non serve se non a farla soffrire inutilmente, non ama essere presa in giro e ogni vostra contraddizione la ferisce nel profondo dell'anima. La giornata trascorre tranquilla con pochi imprevisti, solo in serata mettete in conto una certa noia e una certa tristezza a causa sì una luna poco favorevole e una certa stanchezza. Sono in vista tensioni in amore. Cercate di essere meno frementi dal lato comunicativo, altrimenti le persone si spaventeranno. Un confronto con il vostro capo vi farà perdere dei punti nel suo giudizio. Accontentatevi e pensate se davvero vale la pena di discutere e arrabbiarsi tanto. Stanche e affannate, affronterete il lavoro e la vita di relazione partecipando al minimo, cosa che le vostre scarse risorse vi permettono. Firmamento dei transiti planetari che vi mostra il team planetario Mercurio, Plutone nel segno nemico, amatissimo del Capricorno a pungolarvi non poco in diversi settori della vostra esistenza. Tuttavia si stagliano nel segno vostro alleato dell'Acquario Venere e Saturno. L'insieme delle forze attive e vitali, creative e razionali, intellettive e affettive, sono tutte in angolo benefico. Agite quest'oggi con tatto, amabilità e diplomazia. Sarete l'ago della bilancia in tante situazioni. Una nuova iniziativa potrà essere foriera di belle novità. Risveglio in amore. Per i sentimenti le giornate consigliate sono quelle di sabato e domenica. Oggi e domani è vero che c'è qualche problema, soprattutto nell'ambito del lavoro, però mentre fino a qualche tempo fa subivi le reazioni degli altri, ora sei tu che senti di poter fare quello che vuoi. È già da tempo che stai facendo piazza pulita di tante situazioni difficili. Momento di forza che costa parecchio perché come indole tu saresti molto pacifico, ma qualcuno ti ha costretto da qualche tempo a essere più aggressivo. La giornata di oggi potrebbe impegnarvi sotto molti punti di vista, soprattutto emotivo.
Per queste ragioni dovreste proprio fare in modo che chi vi sta vicino vi comprenda al volo e che non sia di intralcio. I fraintendimenti in questi casi sono la cosa peggiore che possano accadere, quindi vanno evitati, anche se questo dovesse voler dire cedere in qualcosa. Meglio cedere che non avere nulla per cui cedere. Luna malmostosa in dodicesima casa e ancora più malmostoso il Sole abbracciato a Plutone autoritario in quadratura. Problemi dunque col padrone di casa, i suoceri, i vicini. Per sfuggire a questa morsa vi rifugiate nel lavoro, che amate molto ed è qui che date il meglio di voi stessi in fatto di creatività, sensibilità, attenzione al cliente. La vostra diplomazia vi salva in corner da situazioni incresciose, sapete dove potete spingervi e dove invece conviene fermarsi per buona pace di tutti. Amore ed Eros. A giudicare dalla vostra espressione si può indovinare ciò che oggi pensate dell'amore, una folla per ragazzini, una gran fregatura. Alla base del vostro disagio brutti ricordi o carenze di origine familiare, le radici sono solide, ma al momento non riuscite a ritrovarle, senza la linfa garantita dalla loro presenza il cuore si inaridisce. Cari Bilancia, il vostro stato di agitazione potrebbe ripercuotersi sul vostro rapporto di coppia. State attenti a non fare stupidaggini. La vostra inquietudine si riflette anche al lavoro, non siete propensi ad accettare disposizioni dall'alto, ma stavolta non è il caso di opporsi. Si può dire che non tutto fili liscio nel rapporto di coppia, ma coltivando il dialogo e abbandonando la corazza, scoprirete che è facile trovare dei punti di contatto. Sole e Plutone vi rendono un po' nervosi e irritabili con la persona amata, specie se siete nati nella terza decade. Negli affetti e nell'Eros, per fortuna godete del supporto di un generoso Saturno, di Marte e di Venere, tutti vi donano la capacità di minimizzare le difficoltà e di risolverle con il vostro pronto intervento. Uno bello slancio sensuale vi è concesso, inoltre, da un aspetto della Luna oggi nel segno amico della Vergine. Lavoro e denaro. In azienda ricominciate a proporre contratti o a firmare trattative, segno che l'anno nuovo si sta mettendo in pista e il business targato 2023 muove primi timidi passi. Impegno senza più scuse per gli studenti, le vacanze sono ormai un ricordo, è ora di guardare avanti al nuovo obiettivo, la promozione. Amate il lavoro vario e stimolante? Non vi piace fare sempre le stesse cose? Cercate quindi di sfruttare in futuro qualsiasi situazione che possa offrirvi l'opportunità di cambiare. Vediamo quali sono i punti forti, deboli del vostro organismo, da tenere sotto controllo, collegati con il vostro segno in base ai pianeti ospitati e che sono Saturno e Venere per la Bilancia. Eccoli, la pelle, i reni, la vescica, il fegato, il pancreas e la cistifellea. Benessere. Chiamatelo pure col suo vero nome, malessere, un mix di malinconia, insofferenza, indifferenza, nostalgia, disagio, ma la sfilza degli aggettivi potrebbe continuare ancora. Il peso sullo stomaco che avvertite nel pomeriggio non dipende dai piatti consumati in pausa pranzo, piuttosto dalle persone con le quali avete pranzato, la prossima volta cambiate commensali. Disturbi intestinali o stati di ansia si potrebbero presentare in questi giorni, rilassatevi con yoga e meditazione, vedrete che si rimetterà tutto a posto. Attenti a storte e distorsioni, siete affaticati. Per lei, se giovedì 12 butta così, chissà domani, venerdì 13. Vero che non c'è peggio al peggio, ma visto il trend odierno del vostro umore non potrà che risalire. Per lui, suocera insostenibile questa volta non è solo un modo di dire, pesante come un quadrello di cemento, pessimista e malignetta. Saggia idea girarle al largo. Colore delle emozioni, piombo. Barometro dell'umore, temporalesco. Pagellina del giorno. Sentimenti, 7, attività, 5, finanze, 6, benessere, 5. Grazie per aver guardato l'idea. Spero di vederti presto.